Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come potete ben vedere, oggi siamo ancora una volta su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché è uscita la FR di Artemisia. È uscita la FR di Artemisia, inoltre per la versione global è stato annunciato Oron, che non mi aspettavo mettessero in questa sessione di gioco. È anche vero che le Feod ovviamente necessitano di più personaggi, quindi specialmente l'evento nuovo delle Feod necessitano più personaggi, però a quanto pare il banner di Oron è stato inserito come banner campagna estiva, quindi diciamo che è stato appunto inserito in questa modalità, e sinceramente non me l'aspettavo. Adesso è vero che lui praticamente era già stato skippato il mese scorso e quindi si era perso, diciamo, nei vari banner, però metterlo, diciamo, in questo mese, dove già la situazione è pesante di suo, pullando Cloud, Wise, Setzer, eccetera eccetera, inserire anche Oron, specialmente per i fan del 10, è sicuramente una brutta notizia, ecco, mettiamola così. Mentre qua invece in Giappone è per l'appunto uscita Artemisia con la sua nuova FR. Tra l'altro è un banner che a me ingolosisce parecchio, dato che si trova anche Fujin, che io non possiedo, quindi è molto interessante sto banner. In realtà qui io dovrei andarci di gemme, perché appunto la BT di Fujin che mi manca, la BT di Artemisia che mi manca e la FR di Artemisia nuova che mi manca. Però sinceramente spendere le gemme in questo banner, che è un banner comunque di campagna o per lo più un banner evento speciale, sinceramente non ne vale la pena. Infatti andrò giù di ticket, ne ho tanto cappati a bizzeffe, per cui posso tranquillamente spendere senza problemi. Mi interessa la FR di Artemisia, se la troviamo e troviamo magari qualche BT nel mezzo, bene, altrimenti sti cazzi, come si suol dire. Nuova skin per quanto riguarda l'arma Others, che appunto può essere utilizzata, vedete, praticamente è il piccolo Moguri con la tavola da surf, che appunto può essere utilizzato in questa maniera. Abbiamo anche l'update, se non sbaglio, sì, della seconda mission quest, che comunque verranno pubblicate fino praticamente al 24 di agosto, quindi abbiamo la possibilità comunque di testare Artemisia. Però questo forse lo farò con un video a parte, oppure aspetteremo e lo faremo direttamente in live, anche per appunto tutti i fan dell'otto che vogliono magari vedere Artemisia in azione. Allora, oggi video vecchio stile, dove appunto facciamo praticamente un pull, dove appunto faremo dei pull, in questo caso molto 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 easy. Allora, andiamo sul 10+1, ok, che ovviamente era la prima multisummon gratuita grazie all'evento estivo, che ancora è attivo per tutto agosto nella versione giapponese, però orbo dorata, sfiga assicurata. Non è detto, però diciamo che LD dalla free non è male. Nessun cambio? No, però oddio, questa fossi stato un giocatore, diciamo, nuovo, 1535 dell'LD dalla free sinceramente non è neanche tanto male. Allora, iniziamo a buttare qualche ticket, tanto ripeto, siamo cappati, poi tra l'altro abbiamo anche la summon a fine mese, quindi siamo veramente strapieni, abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta. Oddio, qualche connecting un po' più lungo, sì, qualche arma di Fujin che effettivamente è da un po' che non se ne vedono, soprattutto col fatto che comunque il gioco è stato aggiornato, giustamente, quindi ovviamente non aggiornato oggi, ma aggiornato quando sono usciti i rework, quindi 2 giorni fa più o meno, per cui qualche connecting è abbastanza evidente. Allora, arriviamo a 90, dopodiché andiamo a 10-10 e vediamo se magari riusciamo a fare qualche miracolo. Sarebbe figo anche trovare la BT in questo caso di Artemisia,
E comunque anche la BT in questo caso potrebbe essere interessante. Non dico solo la FR, perché comunque Artemisia si può utilizzare con la rotazione di Ultiquina, quindi diciamo che solo per il gusto di utilizzare Artemisia io potrei tranquillamente usarla così. Mentre invece col fatto di avere magari BT ed FR possiamo anche utilizzarle in setup diversi, setup delay, setup cancel turn, dove appunto si possono cancellare i turni, dato che per l'appunto Artemisia è specializzata in questo, quindi potrebbe comunque... Oh, attenzione! Benissimo! Madonna mia, mi è andata benissimo! Già trovata la FR! A quanti ticket? Madonna, 40 ticket praticamente. No, qualche ticket lo voglio buttare. Qualche altro ticket lo buttiamo, raga, perché... cioè... Sono strapieno. Quindi, comunque sia, dovevo buttarli a prescindere sti ticket. Non mi aspettavo la FR già così in fretta. Cioè, già per me comunque potrebbe anche finire qua il video. Avendo trovato la FR, che era... l'unica cosa che mi interessava, ovviamente, andarmi a cercare la BT coi ticket è un suicidio, è letteralmente un suicidio di risorse, e non è quella la mia intenzione. La mia intenzione è buttare qualche ticket, perché comunque sono pieno, con la summon rischio appunto di overcappare eccessivamente, e uno potrebbe dire sì, vabbè, è bello avere tante risorse, è bello poter cappare, perché appunto in questo gioco, essendo abbastanza generoso, si riesce a fare un'economia interessante. Però sinceramente bisogna fare attenzione, perché ricordiamoci che comunque all'interno della posta gli oggetti rimangono fino a 90 giorni, e uno può dire vabbè, 90 giorni sono tanti, specialmente per chi gioca tutti i giorni a Dissidia, quindi se ne rende conto. Però vi posso anche dire che da un lato dipende ovviamente gli impegni giornalieri, e dipende soprattutto anche la diciamo l'andatura del gioco, che comunque è decisamente rallentata, spesso e volentieri ci si può scordare bene, e siamo a due, ci si può scordare praticamente anche di loggare delle volte, e ci si può scordare anche di avere degli oggetti che stanno per scadere. A me succede spesso con gli oggetti degli eventi. Attenzione, addirittura viola. Allora, se trovo 4 FR di Artemisia, comunque sia smetto, perché cioè risparmierei anche le High Power Stones, quindi sarebbe veramente sciocco andare oltre le 4 FR di Artemisia bullate, sarebbe veramente uno spreco di risorse. E quindi vi stavo dicendo appunto che a me capita spesso e volentieri con ok, FR di Fujin, che comunque già ho, non ho maxato perché non mi interessava, però fa sempre comodo. E quindi vi stavo dicendo che per l'appunto capita spesso, cioè mi capita spesso che delle volte mi scordo gli oggetti delle COP, per esempio, perché dico vabbè, ancora c'è tempo, poi me le faccio, poi le faccio, poi le faccio, poi le faccio, alla fine non faccio niente, e quindi di conseguenza perdo soltanto tempo e perdo anche tante risorse, perché lì ci sono token BT, nuggets, character point, cioè dipende veramente quello che si riesce a trovare, e si perde comunque parecchio. Come la chiamo io, la sindrome del culo pieno, ovvero quando hai comunque tante risorse e non ti devi preoccupare di raccimolare tutto quello che ti serve, magari come un giocatore nuovo o un giocatore che sta riprendendo a giocare. E tra l'altro ce ne sono diversi che stanno ritornando praticamente su Opera Omnia, e me li sto ritrovando nei commenti, dove appunto chiedono comunque aiuti o comunque suggerimenti in generale. Per cui credo che questo da un lato sia anche una cosa positiva, perché vuol dire che comunque il gioco bene o male è rimasto sempre nei cuori di coloro che l'hanno provato la prima volta. Quindi diciamo che è come appunto un grande amore che fa un giro immenso e poi ritorna. Quindi mi fa piacere effettivamente rivedere persone interessate al gioco. Quindi se ci sono dubbi, se ci sono domande, io lo dico sempre ovviamente, scrivete, perché comunque scrivete, i commenti servono a questo. Quindi potete tranquillamente scrivere sotto nei commenti. Altra orb viola.
Ok, credo che a 750 mi fermo. Dovrei averne un'altra. Forse un'altra 70. No. Non mi ricordo quanti ticket ho già nella posta, perché ne avevo in più. Ero già overcappato. Più ovviamente quelli che prenderemo dalla Summon, sono altri 400 ticket, quindi immaginate quanti ne dovrò buttare. Ok, oddio. Wow, doppio FR. Madonna, questa... Vabbè, credo che con questa multi in realtà si possa anche chiudere il video in realtà. Direi che mi sta andando veramente veramente bene. Però ormai arrivo a 750. Così poi prendo gli altri ticket che ho in sospeso e chiudo. E chiudo, tanto non è un problema, sinceramente. Non è un problema, anche se non ho l'abiti di Artemisia, amen. Tanto io comunque lei la utilizzerei col metodo Ultiquina. Non so manco se maxo la Force in realtà per ora. Cioè mi interessava avere la Force giusto per collezione, giusto per averla, ma... Madonna mia. Madonna mia, io veramente non ho parole quando succedono ste robe. Cioè, con tutti i personaggi che non mi interessano, sono praticamente sommerso di roba che non mi interessa. Invece tutti i personaggi che mi interessano, poi puntualmente vado a fare piti, vado a spendere 667 milioni di risorse. Ok, va bene, Fujin. Vabbè, a questo punto Fujin e Artemisia le maxo con le copie, quindi non c'è problema. Non spreco praticamente neanche... Non spreco neanche High Power Stones. Sono completamente libero da qualsiasi turbamento. Ok, a 750 ci fermiamo. Così prendo gli altri ticket che ho già in saccoccia. Dovrei arrivare di nuovo a 800 più o meno. Così poi abbiamo quelli da spendere in generale, anche per Gladio, in base a come vanno le multi. E poi successivamente vedremo il da farsi. Vedremo il da farsi. Vedremo assolutamente il da farsi. Va bene. Ragazzi, detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che il video non vi abbia fatto rosicare troppo, magari per quelli che pullano e non trovano... Magari cercano Artemisia e non l'hanno trovata e io, ahimè, ne ho trovate più copie, però direi che alla fine il gioco è questo. Detto ciò, vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!